This league, it's fantastic for the future of Italian handball. Complimenti per tutti in federazione. Congratulations to everybody who worked hard all the season, all the clubs, all the teams, all the players. This season was very great. And now we find the final match, and I hope that we'll take Scudetto today. Sì. Ha fatto chiaramente i complimenti a tutta la federazione per l'ottimo livello anche organizzativo di questo campionato che, ricordiamo, ritornava a 14 squadre, girone unico proprio in questa stagione. Ricordava proprio la prima intervista fatta in occasione della prima diretta stagionale, gara di campionato tra Bressano e Bolzano. What do you think about Bressano without Di Maggio, without Dal Lago? Cosa pensa del Bressano senza due giocatori importanti come Dal Lago e Di Maggio? Okay, this is two great players, and I'm sorry that they're not playing today. I'm sorry that this injury has happened against us. But this is the sport. Our sport is like this. But we don't think about this during the preparation for this match today. We only think about Bolzano. Bressano is still good, second team in the league. They have a lot of good players. They have a very good defense, maybe one of the best in the league. And they have one of the greatest goalkeeper in the league. And we must play like we play second half in Bressano. In our preparation, we think only about Bolzano. We have a lot of tactical details for today. My team is ready to fighting today for the Scudetto. Okay. Chiaramente dispiaciuto per l'assenza di due grandi giocatori come Dal Lago e Di Maggio, ma resta comunque il Bressano una grande squadra anche senza questi due giocatori, con un grande portiere come Valerio Sampaolo. L'attenzione, la concentrazione è molto alta nel Bolzano nonostante le assenze in casa Bressano. Thank you, Mr. Dorsek. Grazie a te. For next season you must speak in Italian language. This is a promise. No, primo, okay. Grazie, grazie. Branko Dumnic, abbiamo strappato la promessa a Dorsek di parlare in italiano nella prossima stagione. Parla invece un ottimo italiano perché da tanti anni in Italia. Branko Dumnic, grazie Branko per aver accolto il nostro invito. Sta vivendo una finale particolare perché da una parte c'è un titolo da poter conquistare e ve la giocherete fino in fondo, l'altra l'amarezza per affrontare questa partita senza due giocatori importanti nella tua economia, nel tuo scacchiere come Dal Lago e Di Maggio, e poi in fondo al cuore un po' di amarezza perché in fondo queste sono le ultime partite con il tuo Bressano. Sì, è vero, ma non due giocatori, non solo Di Maggio e Dal Lago, anche Alessandrini da due mesi che è fuori. Alessandrini mancava già in gara 1. Due mesi, mancava sicuramente tre giocatori importantissimi, tre giocatori titolari, ma noi giochiamo la partita, anche oggi ce la mettiamo tutta, proviamo a fare bene e vediamo come finirà. Ecco, come hai preparato questa partita importantissima, gara 2 di finale Scudetto? Prima di tutto ho parlato con ragazzi, volevo prepararli psicologicamente, convincerli che possiamo giocare anche così senza questi tre giocatori importantissimi. Ho detto siamo 7 contro 7 in campo e dobbiamo giocarcela, credo che possiamo fare bene difesa. Abbiamo preparato la partita, vediamo, avranno spazio sicuramente ragazzi giovani, hanno avuto anche l'ultimo periodo e hanno dimostrato che possono fare bene. Ecco, a prescindere da quello che sarà l'esito di questa partita, dovesse vincere Bressano si andrebbe a gara 3 martedì, suggelli comunque un percorso straordinario con il tuo Bressano. Quest'anno il Bressano ha centrato tutte le finali, presente in Supercoppa, peraltro avete vinto in Supercoppa, finale di Coppa Italia, finale Scudetto. Eh sì, abbiamo fatto un'ottima stagione, miglior stagione nella storia di Pallamano Bressano e siamo arrivati ora a finale Scudetto, gara numero 2, ce la giochiamo, veramente un'ottima stagione. Non stagione, anche l'anno scorso abbiamo vinto Coppa, dunque un anno e mezzo straordinario. Bene, grazie, grazie Branko, in bocca al lupo. Grazie. Bene, è tutto qui, aspetta, non mi passare davanti alla telecamera, atmosfera straordinaria, linea a Milano, alcuni comunicati commerciali, poi in diretta ancora dalla Palasport di Bressanone con la telecronaca di Matteo Aldamonte e il commento tecnico di Pierluigi Di Marcello. Tra poco.
Quella di oggi potrebbe essere la domenica del 50° scudetto della pallamano italiana. Tutto è legato a doppio filo con i destini di Bolzano e Bressano, le finaliste di quest'anno in un derby tutto Trentino Alto Atesino, che oggi potrebbe vedere chiusa la sua serie. Questa è gara 2 di finale scudetto, immagini in diretta dal Palasport di Bressanone da Matteo Aldamonte e Pierluigi Di Marcello. Una buona serata, il bilancio del confronto dice 1-0 Bolzano dopo il 28-21 di gara 1. La squadra del tecnico Boris Vorsek ha oggi un vero e proprio match point, deve vincere o pareggiare per laurearsi campione d'Italia per la quinta volta nella sua storia. A dir poco difficile invece l'impresa del Bressano, Pierluigi, perché è già complicato battere la squadra che ha chiuso in vetta la regular season, lo è ancora di più senza due infortuni pesantissimi, Adriano Di Maggio e Alessandro Dallago, che si sommano all'assenza di lungo corso di Alessandrini. Eh sì Matteo, oggi è un'occasione ghiottissima per il Bolzano, che arriva super concentrato a questa sfida e probabilmente cercherà di sfruttare le defezioni dell'ultima ora, degli ultimi 15 minuti, degli infortuni rimediati appunto a Di Maggio e Dallago, che si vanno a sommare alla già grave assenza di Alessandrini. Pollice rotto per Dallago, crociato per Adriano Di Maggio, chiaramente due infortuni pesanti e gravi che avranno bisogno di parecchio tempo per poterli rivedere di nuovo in campo. Il Bressano ha gestito e ha tenuto testa al Bolzano per i primi 45 minuti di gara 1, poi è in qualche modo crollata anche a seguito delle due importanti assenze e ha ceduto il passo al Bolzano, che è tornata corsara da quel di Lavis con il punteggio di 28-21. Vedremo oggi quello che succederà. Sicuramente il Bressano ce la metterà tutta per cercare di impensierire e portare magari a gara 3 questo Bolzano. Ci sono sicuramente armi importanti nella faretra di coach Branko Dumnic, comunque al di là delle assenze. Sugli infortuni vorrei sottolineare, perché mi fa piacere, l'ho visto in settimana, l'abbiamo visto in settimana sui social media, su Facebook in particolare, gli auguri da parte della società bolzanina ai due ragazzi assenti dall'altra parte. Anche in una serie di finale scudetto c'è spazio per la sportività, soprattutto tra queste due squadre che si sono affrontate tante volte anche negli anni scorsi nel battagliare per la vetta del girone A. Queste due squadre si sono sempre rispettate, si conoscono a memoria e si sono sempre, come dire, in qualche modo sportivamente piaciute. Chiaramente di fronte a degli infortuni così gravi lo spazio per la stima e per la vicinanza è d'obbligo. Tra l'altro Dallago è anche un ex, ha vestito e vinto con la maglia del Bolzano. Diamo un'occhiata alle formazioni di queste due squadre, partendo dal Bolzano, che qui a Bressanone, nonostante si tratti di fatto di un campo neutro, gioca da squadra di casa per questa gara 2, per l'eventuale poi gara 3 di finale scudetto. Vediamo in grafica la formazione della squadra allenata da Boris Vorsek. Non ci sono variazioni: Volarevic, Sonnerer, Vivaider, Sporcic, Alilkovic, Matar, Ceri, Gaeta, Pirkerin, Rebner, Turkovic, Udovicic, Pulzer e Berzic a disposizione dell'allenatore croato, che dopo aver vinto alla sua seconda stagione nel campionato italiano, la prima però sulla panchina del Bolzano, la Coppa Italia, ha la possibilità adesso di trionfare in campionato. Dall'altra parte invece il Bressano di Branko Dumnic, nel corso del prepartita è stato anticipato che questa serie di finale è di fatto l'ultima di Branko Dumnic sulla panchina della formazione trentina. Facchinelli, San Paolo, la coppia di portieri, poi Chistè, Matteo Moser, Bolognani, Dedovic, Dantino, Di Maggio, che però va in panchina solamente ad onor di firma, Mazzucchi, Valker, Fadanelli, Giongo, Alessandrini, Argentin, Folgereiter e Nicola Moser. A dirigere l'incontro la coppia formata dai signori Cosenza, Di Gela e Schiavone di Siracusa, per loro 15° finale scudetto in carriera. Sì Matteo, adesso sono curioso di vedere come schiererà lo starting seven il mister Dumnic. Magari Dantino all'ala destra, anche se fuori mano, però serviranno, come dire, forse gli unici tre che possono dare una mano in questa rotazione sono i due cugini Moser, Nicola e Matteo. Argentin, che magari avrà qualche minuto in più soprattutto nella fase d'attacco, e Dantino, perché diciamo che il resto della panchina non ha la caratura e l'esperienza per poter aiutare questo Bressano, soprattutto in una gara così importante quale gara 2 di finale scudetto. Da sinistra a destra dei vostri schermi, in divisa totalmente nera il Bressano, maglia bianca invece per il Bolzano, che con un risultato utile, un risultato positivo,
vincerebbe lo scudetto. Tutto pronto, è iniziata gara 2 di finale scudetto della Serie A1 maschile di pallamano. Per il 50° anno si assegna il tricolore. Si avverrà stasera o martedì in gara 3, lo scopriremo al termine di questi 60 minuti emozionanti che ci apprestiamo a vivere qui in diretta dalla Palasport di Bressanone. Primo possesso della gara con il pallone nelle mani del Bressano, c'è Matteo Moser in posizione di ala destra con Dedovic, Argentin sulla linea dei terzini assieme a Pascal Dantino. Il giro palla da parte del Bressano, lo scarico per Dedovic, c'è un fallo subito della difesa da parte del Bolzano. Siamo abituati a vedere subito Inner Ebner che esce fuori dalla linea dei 9 metri ad interrompere la circolazione della squadra avversaria, lui che si sgancia da questa 6-0 per infastidire, come in questo caso Argentin. Il tiro cercato proprio da Andrea Argentina, ha parato Mate Volarevic, il suo primo intervento nel corso della gara. Contrattacca il Bolzano, il primo possesso della sua gara, alla rete di Felipe Gaeta che va a segnare gol della classe 82 italo-brasiliano. Senza troppi fronzoli Volarevic para e in seconda fase sul passo Felipe Gaeta, tiro secco sul primo palo che trafigge Valerio San Paolo tra le gambe. Giro palla per il Bressano che naturalmente deve anche prendere le misure per quanto possibile su questa difesa possente a dir poco del Bolzano, in particolar modo nella parte centrale con Alilkovic e Inner Ebner. Il movimento di Matteo Moser che va a tagliare come doppio pivot, naturalmente i giocatori del Bressano provano a far muovere la difesa avversaria e a schiacciarla in qualche modo. Dedovic deve tornare da Pascal Dantino che va per vie centrali, poi la conclusione dello stesso Dedovic, murata, la palla torna nelle mani di Dantino che ha spazio dentro il pallone per Moser anticipato, e allora Volarevic che vuole ridare il via all'azione d'attacco del Bolzano. Il possesso di Dejan Turković, lo scarico ancora Gaeta, non c'è spazio, deve rallentare il Bolzano. Vediamo come naturalmente, questa è una tendenza che abbiamo visto quasi tutte le ultime soprattutto partite del Bolzano, come naturalmente cerchino di trovare la soluzione sulla parte destra del campo, e l'asse Sonner-Gaeta è stato micidiale, sono loro i finalizzatori, i veri bombardieri di questo Bolzano. Partita incredibile, in particolar modo di Martin Sonner in gara 1, autentico cecchino del Bolzano e della nazionale. Berzic per Arcieri, si torna per vie centrali, Dejan Turković, la conclusione murata da una buona difesa di Andrea Argentini. Il rimpallo però ha ancora favorito il Bolzano che si può riorganizzare e riposizionare. Bruno Berzic per via centrale, l'incrocio per Gaeta che pasticcia un po' nella presa del pallone, fallo di Dedovic. Ottimo il timing di Dedovic che impedisce a Bruno Berzic di girarsi. Segnalazione di passivo, va in elevazione, ancora un muro però di Argentini che ha iniziato molto bene in difesa. E questa è la specialità della casa, questo gesto tecnico, il muro. Secondo consecutivo, ottimo il suo impatto soprattutto nella fase difensiva. E il Bressano dopo 3 minuti di partita può attaccare per provare a pareggiare, fino ad ora a dividere le due squadre il gol di Felipe Gaeta. Argentin, Dedovic. Si alternano Dedovic, Argentin e Dantino nelle tre posizioni di terzino. Ancora Dedovic, nuovamente Dantino, continua a far circolare palla il Bressano, c'è un incrocio, Dedovic di nuovo, Argentina l'elevazione, vediamo se Dedovic ha spazio per la conclusione, no, deve tornare su Dantino che viene fermato da Hannes Inner Ebner senza difficoltà. So che è difficile, comunque dovrebbero provare a cercare la via del tiro dai 9 metri perché questa è una difesa che difficilmente si aprirà oltre alla circolazione di palla. Un po' di coraggio per un tiro da fuori ci serve. E forse anche un po' d'aiuto dalle ali come in questo caso con la bella rete da parte di Alessio Giongo. Ottima l'esecuzione di questa rete, lascia il braccio alto, Volarevic chiude sul primo palo. E la virgola poi è il gol splendido da parte di Felipe Gaeta, una girella, gesto tecnico davvero pregevole il suo per il 2-1, due reti del Bolzano, due reti di Gaeta. Atleticamente un giocatore praticamente, l'abbiamo definito più volte, dinoccolato, sembra fatto di gomma piuma, e lui ha un gioco di gambe micidiale, lascia più volte il suo diretto difensore piantato lì e va via, come in questo caso è una tecnica di tiro chiaramente unica nel suo genere. Dantino, cambio di posizione con Argentin che torna per vie centrali, poi la palla lasciata a Dedovic che gioca a destra e fa fatica per ora a rendersi pericoloso, l'uno contro uno, ancora Dantino, Argentin, la palla per Dedovic, gran palla questa dentro, Folgereiter si è oscurata però letteralmente l'area dei 6 metri con Volarevic. Gli è piombato praticamente addosso Volarevic, gli ha chiuso tutto lo specchio
ha cercato di superarlo nella zona alta della porta, non ci è riuscito. Dantino che va in palleggio ancora centralmente, riesce a fuggire via Argentina la marcatura, poi però Turkovic va a ripiegare, c'è anche un cartellino giallo per Hannes Hinrebner, 450 presenze con la maglia del Bolzano, nessuno più di lui da quest'anno capitano dopo l'addio di Lucas Waldner. Il Hinrebner che viene utilizzato prettamente in difesa, anche se l'abbiamo visto più volte correre nella ripartenza in seconda fase e farsi trovare pronto anche in attacco. Il tiro di Argentina, pallone che si stampa sulla traversa, il più avvantaggiato sulla ribattuta è Pascal Dantino, che dunque ridà nuova linfa all'attacco della Pressano, alla manovra della formazione trentina. Ancora Pascal Dantino, sempre 2-1 il punteggio in favore di Bolzano. Matteo Moser, Argentina, poi Dedovic con due pivot, la squadra di Dumnic, il tiro di Argentina ancora una volta, il pallone che colpisce il palo e poi finisce sul volto di Mate Volarevic, sfortunato, colpito al naso. Pallone che è carambolato sul volto di Mate Volarevic, ma bene Argentina, deve prendere coraggio, il Pressano ha bisogno di lui, non può prescindere dai suoi tiri, lui che ha nelle sue corde un ottimo tiro. Sì, forte, preciso, tanta potenza a disposizione, centimetri, è anche a costo di sbagliare qualcosa, ma deve tirare perché è il modo migliore anche per aprire una difesa del Bolzano, altrimenti invalicabile. Anche perché in queste ultime due occasioni è stata la sfortuna a negargli, certo, la gioia del gol, una traversa e un palo. Ancora palla in mano ai gialloneri che attaccano, sempre 2-1 il punteggio. Dedovic a sinistra, c'è ancora Andrea Argentin, il palleggio di Dantino che torna improvvisamente a sinistra, ha capito tutto Gaeta con un filo di ritardo, però allora Argentin prova a buttarsi nello spazio, voleva qualcosina in più anche se in realtà non era arrivato in zona tiro e ha perso l'attimo anche perché doveva andare dentro, invece ha tentato il passaggio difficilissimo in quella posizione con quella velocità sui 6 metri. Dedovic, lo scarico, la palla ancora per Argentina che si intestardisce nell'andare dentro, ritarda lo scarico e dunque sfondamento fischiato al giocatore di origini venete, Gaeta, la palla per Turkovic, il dialogo tra i due veloce per portare al tiro Martin Sonnerer, la parata di San Paolo con l'aiuto del palo, prova a portarsi dall'altra parte il Pressano, a ribaltare il fronte d'attacco, il tiro di Dedovic, la parata però molto bella questa di Volarevic, estremamente reattivo. Non c'è davvero tempo per respirare perché il Bolzano vuole attaccare con Turkovic, poi Felipe Gaeta sotto la traversa, rete del 3-1 al settimo. Sì, ancora Gaeta, il mattatore del match, questa volta si è esibito in un gol in tuffo. Le tre reti del Bolzano portano tutte e tre la sua firma. Time out chiamato da Branko Dumnic sulla panchina del Pressano. Deve aver visto subito qualcosa il tecnico montenegrino, ascoltiamolo. Volger, se diciamo fra secondo e terzo. Sì, ma purtroppo ti sei spostato qui, infatti deve giocare uno contro uno. Seconda fase, abbiamo detto come centrale, tu arrivi lì. Abbiamo detto tiro diagonale. Vale, fai palo forte qui. Mister Dumnic ha dato indicazione soprattutto a Folgereiter, lo vuole più largo tra secondo e terzo difensore perché nella zona centrale si deve esibire Dantino con i suoi uno contro uno e così cerca di creare la superiorità numerica per una collaborazione a due tra centrale e pivot. Vediamo se riuscirà, chiaramente ha predicato anche maggiore attenzione in difesa. Attacca il Pressano, Dedovic, Dantino si fa vedere a Lilkovic. Può ancora gestire la palla la formazione trentina, il pallone anticipato questa volta da Gaeta che ha indovinato il timing, il lancio per Arcieri che va a trasformare allo scoccare dell'ottavo minuto, 4-1 il punteggio, ha già rimesso in gioco però il Pressano che vuole attaccare con Dantino, il quale però fa davvero fatica a trovare spazio e soddisfazione lì nel mezzo. E se non è Hinrebner a staccarsi, è Alilkovic che gli è piombato addosso
in maniera veemente. Abbiamo visto nell'azione precedente Arcieri che si è involato sulla fascia, ha usato tutte le sue doti atletiche di salto per buttarsi letteralmente con tutta la palla in porta. Tiro senza fronzoli che batte Valerio San Paolo, primo gol per lui. Le indicazioni di Branko Dumnic, lascerà al termine di questa stagione la panchina del Pressano, che ha condotto ai primi storici titoli della formazione trentina, Supercoppa e Coppa Italia nella sua bacheca e nella bacheca della società del sodalizio presieduto da Lamberto Giungo. Moser, Dedovic, ancora Argentin, poi Dantino. Argentin aveva forse spazio stavolta per prendersi il tiro, non se l'è sentita, ha continuato a far circolare palla, attenzione a Dantino che aveva cercato di sorprendere in qualche modo Sonnerer che lo atterra. Fa buona guardia Sonnerer, non si fa superare lateralmente, lascia il busto avanti. Ancora Argentini, il tiro cercato da Dedovic, il muro di Bolzano però in particolar modo con Hinner Ebner riesce a deviare, ancora possesso del Pressano, deve farsi largo tra le maglie bianco-rosse Dinko Dedovic per ricevere dal capitano di Pressano Giongo, poi la conclusione solo accennata però perché commette una invasione Giongo, dunque cambio di possesso. Turković, l'elevazione, ancora Gaeta dentro la palla, in qualche modo il Pressano riesce a tenerla in vita, il recupero, attenzione a Giongo adesso che può andarsene in contropiede, riesce a evitare la marcatura e poi Volarevic, e anche dai 6 metri se Volarevic para così diventa tutto ancora più complicato, la salita diventa sempre più irta soprattutto se anche Volarevic dà il suo contributo. Questo sembrava un gol già fatto, Giongo riesce a superare in uno contro uno il sopraggiungere di Turković, ma non riesce a superare Volarevic che con la sua manona devia la traiettoria del pallone, la impenna sopra la traversa. Berzic lì nel mezzo a dettare i ritmi dell'attacco di Bolzano con Dejan Turković che adesso riceve dopo un cambio di posizione, ha la palla dentro, para San Paolo, era buono il timing del pallone ceduto da Turković a Berzic il quale però dai 6 metri poi non è riuscito a evitare l'estremo difensore del Pressano. È stato scolastico e molto efficace Valerio San Paolo che è andato a chiudere il primo palo, chiaramente Bruno Berzic in precario equilibrio verso il fondo, solitamente si tira sul primo palo, Valerio San Paolo lo sa e con tutto il corpo si è opposto a questo pallone e apparentemente senza difficoltà gli ha negato la gioia del gol. È uscito Moser in posizione, anzi è uscito Giongo con Moser che è passato in posizione di ala sinistra e Dantino a destra, c'è Bolognani sulla linea dei 6 metri, dunque con un solo cambio ha praticamente rivoluzionato la squadra e le posizioni dei suoi giocatori Branko Dumnic, invertendo le ali e dando spazio a Bolognani sulla linea dei 9 metri. Eccolo il suo possesso, ancora Bolognani che va in uno contro uno, la palla larga per Moser che però non ha spazio, deve tornare centralmente, l'ultimo tocco è di Gaeta, ancora palla in mano al Pressano, si continua a giocare, a destra c'è Dinko Dedovic, nuovamente Argentini, il palleggio, improvviso scavalcamento di Argentini che subisce fallo. Il braccio del passivo già si è alzato da due passaggi, quindi ancora quattro passaggi a disposizione per la squadra del Pressano. Quando siamo all'11° minuto del primo tempo, Bolognani, la sua finta, la conclusione, due volte il palo e Mate Volarevic negano la gioia del gol al Pressano, sempre 4-1. Questa volta con la complicità del palo, Mate Volarevic chiude il primo palo come può e continua ad aggiungere al suo personale score la sua quinta parata. Berzic con la tranquillità di chi è avanti sul più 3 dà l'impressione di avere in mano le redini della partita, attacca il Bolzano, Berzic ancora dentro la palla, il tiro cercato da Damir Alilković, fallo e tiro dai 7 metri. Ottima la collaborazione tra Bruno Berzic e Alilković, passaggio schiacciato da manuale e Alilković che aveva ben lavorato per trovare la superiorità numerica e lo spazio necessario per raccogliere quel tiro, tuffarsi costringendo i giocatori del Pressano a commettere fallo, 7 metri. C'è stato anche un cartellino giallo, ma intanto Turković che raccoglie la ribattuta due volte, super Valerio San Paolo. E anche Valerio San Paolo non è da meno, abbiamo in campo questa sera due dei migliori portieri d'Italia, i migliori portieri d'Italia, protagonisti anche con la maglia azzurra. Due volte grande intervento, soprattutto il secondo, il primo con l'aiuto del palo aveva parato, intanto si scaldano sugli spalti i sostenitori, in questo caso
con tutta gialla, ovvero quelli del Bressano. Dall'altra parte della tribuna invece ci sono quelli in maglia rossa, ovvero i tifosi bolzanini. Altra palla persa però dal Bressano, che sta facendo grandissima fatica soprattutto nella fase d'attacco a trovare la via del gol. Hannes Sinner-Ebner che poi si posiziona sulla linea dei 6 metri. Attenzione a Turkovic, le finte, la palla lasciata a Gaeta, la finta ancora da parte di Felipe Gaeta, lo scarico per Arcelli che si prende il tiro sul primo palo, freddato Valerio Sampaolo. Ottima questa intuizione di Arcieri, che usa tutto lo spazio, le sue doti atletiche per staccare e battere Valerio Sampaolo sul primo palo, riesce a chiudere il tiro. Ottimo per il morale e soprattutto per dare la possibilità e la fiducia a tutti i suoi compagni per chiamarlo in causa. Dedovic per Argentin, che nella primissima fase della partita aveva preso con coraggio un paio di tiri importanti, adesso un pochino meno, si è visto, si vede invece Bolognani che è il più fresco, è entrato dalla panchina, va a segnare per il 5-2. Berzic, il tiro di Gaeta e toglie le ragnatele dall'incrocio dei pali, 6-2, forma smagliante per Gaeta. Che facilità d'esecuzione, ottimo il suo ritmo, innescato immediatamente, aveva la velocità giusta. Chiaramente micidiale da quella zona centrale del campo, è riuscito anche a utilizzare potenza e precisione. Quarto gol per Gaeta, 4 dei primi 6 gol del Bolzano portano il suo nome. Il possesso adesso per il Bressano, tentativo di passaggio di Argentin sulla linea per Folgereiter, Halilkovic però fa buona guardia e commette fallo, deve ripartire il Bressano sempre a quota 2 dopo il gol segnato nel minuto scorso da Simone Bolognani. Siamo al 14esimo, stiamo per andare verso lo scoccare del minuto 15, dunque sta per andarsene il primo quarto d'ora di partita. Dedovic, l'uscita di Halilkovic a chiudere la linea di passaggio, va dentro Argentino il centrale, la conclusione, la palla resta lì, Dedovic che raccoglie la ribattuta e va a segnare, 6-3. Tanta fatica ma anche tanta caparbietà di Dedovic, che raccoglie questo pallone vagante sulla linea dei 6 metri e lo ribadisce in gol. Non ci sta, il Bressano vuole rimanere aggrappato al match. Abbiamo visto anche un ulteriore cambio tattico del mister Dumnic. Alle ali i due fratelli, i due cugini Moser, scusate, Dantino invece fatto riposare in panchina. Naturalmente cerca di far ruotare tutti gli uomini a disposizione Branko Dumnic. Ricordiamo le 3 assenze pesantissime che riguardano Dallago e Di Maggio e poi Alessio Alessandrini. Rete intanto di Bruno Berzic per il 7-3 e il nuovo più 4. Bolognani che va dentro e subisce fallo 9 metri. Bruno Berzic aveva provato in penetrazione tra primo e secondo sul lato sinistro e non c'era riuscito, ci prova sul lato destro, è quello il suo lato fortunato, è da lì che riesce a trafiggere Valerio Sampaolo. 4 reti a dividere le due squadre, la formula ricordiamo non influiscono in alcun modo le 7 reti che hanno diviso le due squadre al termine di gara 1, 28-21, che vuol dire 1-0 nella serie per il Bolzano, ma vincendo con un qualunque scarto il Bressano porterebbe la serie a gara 3. Una serie di rimpalli che favoriscono ancora la formazione trentina e poi però Gaeta va ad arpionare quel pallone. A proposito di caparbietà, bravissimo Gaeta. Continua la sagra delle palle perse di questo Bressano, soprattutto in attacco. Non può assolutamente permettersi di perdere tutti questi palloni, perché palla persa vuol dire dare la possibilità, ancora più possibilità, al Bolzano di far male in attacco. Era durata 40 minuti all'incirca la gara 1 della formazione trentina, poi la fuga da parte del Bolzano. La palla dentro per Gaeta che stavolta prova una conclusione difficile in precario equilibrio, infatti Sampaolo a vita facile recupera il pallone. Dedovic a sinistra per Bolognani, attenzione a Moser che però non ha la giusta rincorsa per andare a prendersi quel tiro, poi deve divincolarsi in mezzo ad una serie di avversari. Bolognani, fallo commesso da Berzic, anzi da Turkovic che viene ammonito su Dinko Dedovic, ci sarà un tiro dai 7 metri. Si butta dentro Dinko Dedovic e si va con caparbietà a prendere questo tiro dai 7 metri. Anche Dantino zoppica, probabilmente è questo il motivo, ho un risentimento muscolare, ho un colpo subito. Continua la sagra dell'infermeria, ma lui dalla linea e non sbaglia, solita eleganza e freddezza dalla linea dei 7 metri,
per Pascal Dantino, che adesso deve nuovamente accomodarsi in panchina. Ha lasciato il campo peraltro saltellando su un piede solo, quasi a non voler neanche poggiare l'altra gamba. Chiaramente problemi anche per Dantino. Continuano le tegole per il mister Branko Dumnić. Vedremo come se riuscirà a fronteggiare queste difficoltà. Gaeta, Vukovic verso l'esterno, poi la palla per Stefano Arcieri, che va a trasformare. È un altro Arcieri rispetto a quello che abbiamo visto in gara 1. Sta giocando molto molto bene stasera. Sta giocando molto molto bene anche perché ha anche più spazio, è stato messo in ritmo, non si è preso dei tiri forzati, è stato intelligente tatticamente, quindi ha fatto in maniera scolastica ed intelligente quello che lui sa fare: prendere la palla in corsa, saltare e utilizzare tutto il tempo a disposizione, grazie alle sue doti di salto, per superare il portiere avversario. Gol fotocopia rispetto al tiro precedente, terzo gol per lui. Terza rete sulle 8 complessive della sua squadra, è la sua partita fino ad ora, come gara 1 era stata la partita di Martin Sonner dall'altra parte. Non c'è stato bisogno di scomodare il mancino del Bolzano, intanto si scomoda, ma lo fa sempre alla sua maniera, Mate Volarevic, altro grande intervento, Dejan Turković porta avanti questa seconda fase, va a sinistra improvvisamente, forse ci mette un passo di troppo, lo reclamava dalla panchina Branko Dumnić, le finte di Gaeta che va verso l'esterno, la palla per Sonnener, ma c'è fallo e c'è un cartellino giallo per Forgeriter. Sì, questa volta è stato fermato ottimamente Felipe Gaeta. Chiaramente anche il Pressano si è orientata verso la parte destra, c'è meno luce in quella zona del campo e quindi automaticamente c'è più spazio a sinistra. Fino adesso ottimamente sfruttati gli spazi e portati a termine dall'azione di Stefano Arcieri. Berzic per Sonnerer, non ci sono spazi, si torna da Turković, ancora Arcieri, la palla per Dejan Turković che ha la conclusione nelle mani, facile per lui poi senza muro andare a prendersi il tiro. Replay e lo rivediamo, questa è la rete che ci è stata riproposta dalla regia coordinata da Francesco Egido. Gran gol di Turković. Quanto è importante partire bene in azione di scalare. Questo gol è grande merito a Stefano Arcieri. Ottimo il suo uno contro uno, impegna già nella prima azione, nella prima fase dell'azione, due giocatori, creando così spazio, lo spazio necessario a Dejan Turković per raggiungere la via del gol. Dedovic, Bolognani, ancora Dedovic, poi Nicola Moser che riceve e riconsegna per andare a tagliare sulla linea come doppio pivot. Argentin rischia di perdere il pallone, ne tiene il possesso, poi la palla larga, attenzione a Moser che stavolta ha il tiro, aveva la giusta rincorsa, non riesce però a centrare lo specchio della porta. Eh sì, brutto tiro, non riesce a chiudere con il polso tecnicamente, o meglio la scelta era giusta di tiro, ma tecnicamente poi non è riuscito ad indirizzare la palla dove avrebbe voluto. Si è messa subito in salita la gara per il Pressano, subito accelerazione fino al 4-1 per la formazione del Bolzano. Adesso 9-4 il risultato, con il tavolo, i delegati Fabian che al tavolo hanno richiamato l'attenzione degli arbitri. Cartellino giallo per Branko Dumnić, che nell'azione scorsa richiedeva prima un'infrazione di passi, poi una doppia. Evidentemente le proteste sono proseguite in questi minuti e adesso Dumnić ha ancora qualcosa da dire. Veemente la sua protesta, punita dagli arbitri con un cartellino giallo. Comunque riflettevo di quanto sia difficile avere la mente lucida nel momento in cui un Volarevic così sbarra la porta anche a tiri apparentemente facili. Chiaramente il morale dei giocatori è minato da questi interventi di uno straordinario portiere come Mate Volarevic. E invece con grande tranquillità il Bolzano sta dando l'impressione di condurre la gara. Gol di Berzic, ottima l'esecuzione da un punto di vista tecnico con la finta di passaggio verso l'ala, difensore completamente fuori causa, e poi la rete butta via invece questo pallone, gestione semidisastrosa da parte di Andrea Argentini, erroraccio. 10-4 con 8-20 da giocare al termine del primo tempo. Adesso il Pressano sembra aver, se possibile, anche alzato la sua percentuale di errore. Eh sì, un errore blu, errore bruttissimo, passaggio completamente sbagliato, sinonimo di poca lucidità. Ah, Lilkovic era tutto solo sulla linea
invasione che dunque vanifica anche la traversa colpita, il lancio di San Paolo millimetrico per Moser che però poi non se la sente di andare a prendersi il tiro, allora deve tornare per vie centrali, rischiano ancora di perdere e buttare via questo pallone i giocatori del Pressano con Bolognani, la tiene in campo Dedovic, ancora Bolognani dentro il pallone, regalata però al Bolzano, troppa fretta in entrambe le occasioni in cui aveva avuto il pallone in mano Bolognani. In questo momento il peggior nemico del Pressano è proprio la fretta, cerca la velocità per ricucire lo strappo ma in realtà cade in eccesso di velocità e quindi eccede in fretta e ovviamente gli errori si impennano, collezionate palle perse. Gaeta, le finte di Turković, dentro la palla per Alilković che però viene atterrato e subisce fallo, si ripartirà dai 9 metri, c'è spazio per Sonnerer che può andare in uno contro uno, dentro ancora il dialogo con Alilković, lo sfondamento fischiato a Sonnerer, attenzione alla seconda fase del Pressano, porta avanti in palleggio Bolognani, a destra c'è Fadanelli che intanto è entrato dalla panchina, ragazzo davvero giovanissimo. Nicola Moser spostato dall'ala destra in posizione di doppio pivot, adesso a terzino destro era ed è appena uscito, cioè, torna dentro ancora in doppio pivot Nicola Moser, palla dentro, attenzione a Fadanelli che se la sente di prendersi il tiro e va a trasformare, comunque andrà, penso che ricorderà questa serie di finale scudetto. Eh sì, è stato complice sicuramente l'intervento scomposto e tecnicamente scorretto di Mate Volarevic che probabilmente non si aspettava quell'inserimento di Fadanelli. Moser sul contropiede e poi allunga la gamba Mate Volarevic, impressionante davvero, ancora una volta ha letteralmente oscurato lo specchio della porta. Eh sì, la sbavatura di prima viene cancellata completamente da questa parata straordinaria, mano e piede sinistro che volano più alta della traversa e sbarrano la strada a quel tiro. Time out chiamato da Vorsek, ascoltiamo. Se gioca il 5-1 che gioca chi è tu Felipe? David, stai qua Felipe, easy pivot. Stay 1-2 secondi. If he come here, you go out. If he stay with you, we'll make crossing attack here, Damir. Eric here and Jerry stay here. Okay, 3-4-2. We need better attack. Difesa è perfetto. Siamo in difesa. Ecco, go, go. Sottolineavamo in precedenza l'atmosfera che si respira questa sera al Palasport di Bressanone con da una parte i tifosi del Pressano, dall'altra quelli del Bolzano, ma a coordinare il tutto c'è il gruppo, che è giusto sottolinearlo, della Ola, che sono gli storici tifosi organizzati di Bressanone, perché quella che si respira in questo Palasport, come in tutto l'Alto Adige per la verità, è un'area che è legata alla pallamano molto particolare, qui la pallamano è uno sport sempre molto sentito e di grande tradizione. Eh sì, infatti sugli spalti ci sono tre opposte tifoserie che animano i derby del Trentino Alto Adige, questa sera come dire unite in un tripudio di colori sugli spalti, ottimo spettacolo. Ho visto anche qualche bianco-nero meranese, quindi sono quattro in tutto, sì. Considerando tutti anche presenti i tifosi del Pressano naturalmente. Attacco adesso per il Bolzano, è entrato Erik Udovičić che ha giocato una grande partita in gara 1, il suo possesso, prova subito a liberare Alilković sulla linea dei 6 metri, subisce fallo, si ripartirà ancora da una 9 metri dalla linea tratteggiata dei 9 con il pallone in mano da Alilković che ha ridato il là all'azione e al possesso del Bolzano, l'uno contro uno di Bezic, il cambio di possesso, Udovičić che prova lo scavalcamento, poi sotto contatto aveva cercato di liberare Bezic, ancora fallo ai 9 metri. La scorsa partita è lui che ha spaccato la difesa del Pressano con i suoi inserimenti, i suoi uno contro uno, giocatore che sfondamento, un giocatore che predilige il contatto, che va dentro, non ha paura di andare dentro, le prende e le dà, come si suol dire. Intanto c'è stato un sfondamento fischiato, probabilmente un blocco irregolare, intanto Fadanelli, classe 2002, senza paura è andato ancora una volta a prendersi il tiro, questa volta Volarevic gli ha sbarrato la strada verso il gol, la palla dentro, attenzione alla conclusione di Damir Alilković che va a segnare rete che rivediamo.
Sfortunate le sue conclusioni precedenti, ma questa volta finalmente va al referto anche lui. Alilkovic in tuffo, prende caparbiamente la palla, abbassa il baricentro, si butta dentro l'area dei 6 metri e sul palo più lontano supera Valerio Sampaolo. Primo gol. Prima rete della sua partita. E rete numero 115 complessiva in questa stagione. La prima nel campionato italiano, direi un'ottima stagione d'impatto con la nostra Serie 1. Eh sì, è stato lui un ottimo acquisto per questo Bolzano. Pedina inamovibile sia in attacco che in difesa per i biancorossi. Ricordiamo che all'inizio coppia fissa nei due terzi difensori c'era Mario Sporcic, che invece durante l'arco del campionato è diventata la terza scelta, perché coppia fissa in Rebner Alilkovic. Ha provato a sorprendere la difesa avversaria, intanto Simone Bolognani con questa conclusione a rubare il tempo agli avversari, ma non a Mate Bolarevic, che continua a collezionare interventi. Sale già in doppia cifra, 26 minuti, 5 gol subiti, 10 parate al suo attivo. 26 minuti e mezzo sul cronometro della partita, attacca il Bolzano con Udovicic, si muove centralmente il giocatore ex di Trieste. Aveva cercato di liberare Alilkovic sulla linea, c'è stato un fallo, si riparte ancora Udovicic e Berzic, cambio di posizione tra due con un incrocio, va dentro poi il gol di Erik Udovicic, millimetrico, pallone messo sul palo lontano per il 12-5 al 27esimo. Lui da lì non la passa, va fino in fondo, va sempre dentro, piede destro, stacca in precario equilibrio, supera Valerio Sampaolo sul palo più lontano. Fadanelli, Moser, viene richiamato in panchina Dinko Dedovic, Bolognani, il palleggio, la palla lasciata indietro per Moser con un incrocio, poi dentro l'intelligenza questa volta di Andrea Argentin, che trova Folgheraiter tutto solo, gli cede il pallone per il 12-6, ricuce almeno parzialmente lo strappo. E poi Martin Sonner però la mette sotto la traversa, come al solito, glaciale dalla sua posizione. Martin Sonner, che peraltro gioca a casa, lui che è brissinese, gioca davanti al suo pubblico. Eh sì, gioca a casa, infatti durante la settimana ha fatto appello ai suoi ex compagni di squadra, ai suoi ex tifosi, per un sostegno di tifo sugli spalti. È entrato intanto Mario Sporcic lì nel mezzo, che ha sostituito Hannes Inerebner nella fase difensiva, vedremo poi se ci sarà spazio anche in attacco per lui. Non c'è Dejan Turković, varietà di uomini davvero invidiabile quella su cui può contare Boris Vorsek sulla panchina di Bolzano. Sì, ha le sostituzioni infinite, tutti all'altezza, abbiamo detto più volte, sono praticamente due squadre e potrebbero, ogni giocatore potrebbe giocare titolare in ogni squadra nel campionato italiano. Bolognani, è saltata la difesa questa volta su quel lato di campo, gran gol questo, che di gol. Bolognani, che è stato braccato dall'ultimo intervento in ultima istanza da parte di Stefano Arcieri, che poi si prende anche il richiamo, la strigliata di Boris Vorsek. Sì, e anche un po' di altri compagni di squadra, lui è che probabilmente ha stretto un po' troppo, non c'è stata probabilmente la giusta comunicazione, lui salta la sua posizione, ne approfitta Bolognani, che con una traiettoria beffarda scavalca Volarevic. Udovicic subisce fallo, 9 metri, 40 secondi al termine del primo tempo, 13-7 il risultato in questa gara 2 di finale scudetto, sta per andarsene dunque la prima frazione di partita. Gaeta, doppio incrocio per Erik Udovicic, che vola almeno un paio di piani più in alto rispetto a tutti gli altri, ha il tempo di guardare e prendere la mira, battuto Sampaolo. Le sue prestazioni sono migliorate nel corso della stagione, adesso è diventato un giocatore di riferimento per il mister Dvorsek, ottima la sua traiettoria, si è lanciato verso il centro, non ha avuto nessun tipo di difficoltà da parte del muro e l'ha superato facilmente per arrivare a battere Sampaolo. Gioco fermo con quest'ultimo tentativo di tiro arginato ancora una volta da Volarevic, anche se sulla ribattuta
La palla è rimasta nel Pressaro, gioco fermo e possibilità per Andrea Argentin di andare a concludere sopra il muro avversario. Poi non ci saranno però ulteriori chance, ulteriori ribattute. Il tiro para Volarevic, 14 Bolzano, 7 Pressaro al termine del primo tempo. Più in palla, più desiderosa di chiudere la serie la formazione altoatesina, in difficoltà, e non potrebbe essere altrimenti il Pressaro. Questa è un'occasione ghiotta, i giocatori del Pressaro lo sanno e faranno di tutto per sfruttarla. Hannes Innerebner con Marcello Festa. Siamo a metà della gara 2 e siete probabilmente a metà del guado, no? Avete già in tasca la vittoria a Pressaro, conducete di 7 dopo il primo tempo, guai ad abbassare la guardia, però. È importante non abbassare la guardia, penso che abbiamo giocato un bel primo tempo, abbiamo tantissimo rispetto per questa squadra e adesso vogliamo andare avanti fino al 60esimo, vogliamo assolutamente sto titolo. Ecco, è difficile mantenere alta la concentrazione guardando a cosa è successo in questi giorni al Pressaro, tante assenze, ora anche dal tiro si è fatto male. Chiaro, dispiace per i ragazzi perché ci si conosce, ma sinceramente sono problemi loro, noi vogliamo vincere e basta. Senza pensare ad altro, grazie. Grazie capitano, mentre sta abbandonando il campo zoppicante anche D'Antino, ennesima tegola sul capo di coach Dumic, che ricordiamo è già costretto a fare a meno di pedine importanti come Alessandrini, Dall'Ago e Di Maggio, perso anche D'Antino. Dunque un Pressaro sotto di 7, strada sempre più in salita per la formazione allenata da Branko Dumic. Ci fermiamo, pochi istanti di pausa, alcuni comunicati commerciali, linea a Milano e poi di nuovo in diretta qui dalla Palasport di Bressanone per il secondo tempo di gara 2 di finale scudetto. Pressaro, intervallo della
Gara 2 di finale scudetto tra Bolzano e Bressano in compagnia di Stefan Per, inviato del quotidiano Dolomiter. Si fa sempre più in salita il percorso del Bressano, già sotto di una partita, sotto di 7, con 4 assenze pesanti, Stefano. Beh, infatti adesso hanno perso anche Pascal Dantino, abbiamo visto Zoppica, è entrato per tirare un rigore, ma non ce n'è a sto punto. Penso che il Bolzano ha più di una mano sullo scudetto. Ecco, la sfortuna si è accanita contro il Bolzano. Già i favoriti del pronostico pendevano dalla parte del Bolzano, però affrontare questo Bolzano, che mi sembra anche particolarmente ispirato, soprattutto in fase difensiva, con così tante assenze, praticamente una mission impossible. Ma secondo me hai detto proprio le parole giuste, è una cosa che non si può fare, perché questo Bolzano è carico a mille. I senatori, chiamiamoli così, sono sempre lì, vogliono vincere questo quinto scudetto. Manca cinquantesimo poi della storia della federazione. Questo è vero, poi il Bolzano, diciamo che in questi anni sarebbe il 12° trofeo che vince dal 2012, vuol dire che in questo decennio detta legge nella pallamano italiana. Ecco, grande sfida tra i due estremi difensori, Volare vince San Paolo ha fatto fin qui miracoli, non è bastato però per tenere basso il punteggio. Valerio è sempre forte, anche oggi ha dato il suo, però Matte Volarvic, io ho contato 13 parate, per me è una cosa pazzesca, dobbiamo dirlo, perché lui prende anche palloni che normalmente uno segna quando è da solo davanti alla porta, dovrebbe segnare, ma lui c'è sempre oggi. Grazie Stefan, sempre preziosissimo. Di nuovo la linea a Milano, poi ritorneremo per raccontarvi il secondo tempo, affidando il racconto a Matteo Aldamonti e a Pierluigi Di Marcello. Linea Milano.
Di nuovo in diretta dal Palasport di Bressanone, secondo tempo della gara 2 di finale scudetto della Serie A1 maschile di pallamano, 14-7 in favore di Bolzano sul Bressano. Il risultato dopo i primi 30 minuti di partita, tutto pronto per la ripresa, tutto pronto per il secondo tempo, con il Bolzano che a questo punto, Gigi, vuole chiudere la pratica. Il Bolzano che si è dimostrato in controllo del match con un super Volarevic, 4 gol per Gaeta, il suo miglior realizzatore, 3 per Arcieri che lo segue, ma insomma un Bolzano che sta gestendo in maniera saggia e matura questo match. Bressano chiaramente in difficoltà. Eh sì, ricordiamo le assenze di Di Maggio, Dall'Ago e Alessandrini, ai quali ha dovuto forzatamente fare a meno il tecnico Branko Dumnic. Pallone in mano al Bolzano. Gaeta per Berzic che subisce fallo. Udovičić, anzi, che è riuscito a far comunque circolare il pallone Berzic, e poi Erik Udovičić, azione fatta di grande esplosività. Questo è un giocatore che in prospettiva può diventare sempre più importante per il Bolzano, quasi un Turković 2 a tratti. Sì, quasi. Lui che predilige, però, a differenza di Turković, che ha nel suo carniere il tiro dalla lunga distanza, lui predilige il tiro in penetrazione. È un giocatore che ama il contatto, l'uno contro uno, molto forte, prepotente nella sua azione, e trova sempre gli spazi. Dedovic, 15-7 il risultato. Bolognani larga la palla per Giogo, che è rientrato dopo aver lasciato il campo nel corso del primo tempo. Va subito a prendersi un tiro dai 7 metri. Gaeta alza le braccia, manifesta la sua incolpevolezza. Esatto, la sua presunta non colpevolezza. Ma l'arbitro vede un contatto e Giogo, appena rientrato, ricordiamo, manca praticamente dall'inizio del match, da 7-8 minuti. Dantino. Si è guadagnato il 7 metri che va a battere Dantino, zoppicando, ricordiamo, anche lui ha aumentato l'infermeria, è più lunga l'infermeria che la panchina di questo Bressano. La finta da parte di Pascal Dantino, il tiro parato, poi la ribattuta ancora a segno Pascal Dantino, che lascia però il campo sempre zoppicando in maniera abbastanza vistosa. 15-7, certo, tre infortuni in una serie di finale, in due partite, è un'ipotesi per Luigi, ma possono essere il conto da pagare ad una stagione affrontata con quegli uomini che in gara 1 avevamo definito come pochi e sceltissimi di Branko Dumnic. Ma quando poi arrivano le partite in cui bisogna lottare e sudare più che nella regular season, bisogna forse anche a volte pagare il conto. Nessuno sa dove inizia la sfortuna e dove finisce la responsabilità di un roster troppo corto. Però sta di fatto che solitamente la storia, i numeri ci dicono che una panchina, cioè comunque una squadra con un roster corto, va incontro a degli infortuni, e qualora dovessero sopraggiungere è più difficile rimpiazzarli, ovviamente. Gol incredibile intanto di Felipe Gaeta, guardate dove ha messo il pallone. Ancora una volta ha tolto del lavoro ai custodi del Palasport di Bressanone, perché ha dato una pulita a quell'angolo. Leggevo sui social media in settimana, scherzando, Gianluca Dapiran, compagno peraltro ex di Gaeta a Bolzano, gli scriveva: Felipe, sei come il vino, più passa il tempo e più migliori. Eh sì, indubbiamente un giocatore che ha un impatto così in questa finale, con un'eleganza, una tranquillità, un'autorevolezza unica nel suo genere. Intanto Volarevic continua a esprimersi su livelli eccelsi. Grande intervento ancora una volta da parte dell'estremo difensore della nazionale azzurra e del Bressano. Tentativo di passaggio su Folgereiter, ci ha messo un piede malandrino Martin Sonnerer, un riflesso probabilmente incondizionato andare a chiudere con la mano. 2 minuti, si accomoda in panchina il mancino della Bolzano. 16-8 il risultato. Attacca con la superiorità numerica il Bressano. Si tratta della prima sospensione temporanea della partita, dopo addirittura 34 minuti complessivi di gioco. Sì, quindi questa è testimonianza della correttezza, nonostante sia una partita maschia, ma è stata una partita fin qui corretta. Però in questo momento abbiamo rimediate due in un attimo. Eh sì. Anche Gaeta, 2 minuti, dunque doppia superiorità numerica che si materializza in pochi secondi per
il Pressano Argentin. Moser, naturalmente adesso la necessità è quella di trovare lo spazio migliore, ma Mate Volarevic nuovamente chiude la porta e prende il pallone. Non si passa da quelle parti. Eh no, questa sera è veramente sugli scudi. Disarmante, direi. È assolutamente disarmante, soprattutto per un giocatore che stava cercando di ritrovare la condizione come Giongo. Scelta di tiro non felice, anche perché sbagliare un tiro con quell'angolo, con un pallonetto, chiaramente non è il modo migliore per recuperare energia e serenità mentale. Attacca senza extra player il Bolzano, dunque con soli 4 giocatori di movimento. Fa circolare tanto il pallone, anche perché ha uomini in grado di trattare la palla e di prendersi queste conclusioni, anche se Udovicic ha tirato quasi in un vicolo cieco con il muro e poi San Paolo che hanno deviato. Con calma il Pressano, anche se è la squadra che delle due dovrebbe maggiormente accelerare, perché va a caccia del gol su questi maggiori spazi generati dalla superiorità numerica, dalla doppia superiorità numerica. Le finte di Bolognani che si butta nello spazio, riesce non senza difficoltà a battere Volarevic. Bravo Bolognani che si butta dentro e trova lo spazio per battere Volarevic, anche se prima nell'azione precedente inspiegabile la fretta di Udovcic. Sono in doppia inferiorità numerica e quindi chiaramente bisogna, è obbligatorio giocare con i secondi per permettere il sopraggiungere dei propri compagni di squadra. Affrettare un tiro, tra l'altro in posizione tutt'altro che agevole, possiamo dirlo, è un errore blu anche quello. Marcato a uomo da Matteo Moser, Erik Udovicic, seguito anche Berzic sulla linea, va in elevazione da Jan Turković, sempre intelligente la sua gestione del pallone, poi ha provato a salire in cielo Stefano Arcieri. Il lancio per Moser che si coordina, Mate Volarevic di nuovo. Quelli sono i tiri da non fare a Mate Volarevic. Pallone appoggiato, ma Volarevic è sempre estremamente attento su tutte e soprattutto su queste conclusioni. Da non fare normalmente, soprattutto in una serata di grazia. E quindi lui è assolutamente, ha una visione di gioco incredibile, una visione del braccio. Ha aspettato fino all'ultimo momento, ha alzato la mano sinistra, anzi entrambe le mani, per negare la gioia del gol. Anche in questo caso probabilmente è meglio sbagliare con un tiro forte piuttosto che con un pallonetto, anche perché poi il Bolzano dall'altra parte non perdona. Rete di Damir Alilković per il 17-9. Sugli spalti i sostenitori del Bolzano si godono la prestazione fino ad ora quadrata, compatta, concentrata di questa squadra che vuole a questo punto chiudere, come dicevamo, la pratica e andare a prendersi lo scudetto. E purtroppo il Pressano non sfrutta assolutamente in quantità di gol la doppia superiorità numerica. Moser per Folgereiter, lo scarico dietro la schiena, la palla arriva a Giongo, Volarevic, nuovamente Mate Volarevic. Ipnotizzato anche questa volta Giongo, sceglie la via della potenza. Ma anche sulla potenza Mate Volarevic è più che attento e stampa la sua manona contro il pallone. Testa bassa per Giongo, braccia al cielo per Mate Volarevic. Gaeta, la palla per Berzic, poi Arcieri che stacca sul piede destro, prova la magia, pallone che finisce alto però sopra la traversa. Si morde le mani Stefano Arcieri, sa che poteva fare meglio, aveva lo spazio, la possibilità per superare Valerio San Paolo in un altro modo. Sceglie la via di un pallonetto spinto con rotazione, insomma quoziente di difficoltà altissimo, sarebbe stato un eurogol, però altrimenti insomma, brutto errore. È uscito Giongo nuovamente dopo questa serie di errori al cospetto di un Volarevic davvero sontuoso. Questa sera è rientrato Fadanelli, classe 2002, già un gol all'attivo, l'ha messo dentro nel corso del primo tempo da posizione di ala destra. Però Folgereiter, bel passaggio quello di Bolognani, e poi Folgereiter mette il pallone con l'aiuto del palo a segno. Forse non c'era neanche lo spazio per far passare quel pallone, vede la luce dove probabilmente nessun altro sarebbe riuscito, millimetrico questo tiro. Diciamo che servono traiettorie così improbabili, sì, per battere, sì, un Volarevic, sì, come quello che abbiamo visto fino ad ora. Si gioca sui millimetri. Turković a contatto con la difesa, lo scarico dietro la schiena, Arcieri stavolta non se la sente di andare al tiro, la palla nuovamente dentro per Berzic che ha spazio per andare alla conclusione. C'è la parata di Valerio San Paolo che può far ripartire l'azione. Il lancio di San Paolo, Felipe Gaeta come un gatto si
propinqua su quel pallone, poi il tiro di Arcieri, questa volta addirittura sopra il difensore, subisce fallo. Ci sarà un pallone ancora in mano al Bolzano, ritenuta valida l'azione di Arcieri, dunque il gioco è ripreso dalla rimessa laterale. Sì, ha provato a sorprendere staccando davanti al difensore, ha provato a sorprendere Valerio San Paolo, non ci è riuscito, comunque fortunato perché rimane con il possesso della palla. Pallone che è uscito dopo la parata di San Paolo, che è pronto a far ripartire l'azione. Si torna a sinistra dove c'è Argentin per vie centrali, Dedovic che però non riesce ad agguantare il pallone. Ancora nuovamente Moser, la palla larga per Fadanelli che però non ha spazio. Bisogna ripartire con ordine e concentrazione su questa difesa schierata nel Bolzano. 17-10 il punteggio. C'è poca fiducia in questa circolazione di palla, c'è, come dire, poca energia positiva, frutto anche degli errori collezionati durante la partita. Invece dal cilindro Argentin, Caparbietà cambia ritmo all'ultimo momento, sorprende tutti, da Mate Volarevic al suo diretto difensore, e colleziona il suo primo gol. Per il meno 6, 17-11, attacca Berzic per il Bolzano. Le finte di Gaeta, che poi si libera con grande facilità della marcatura avversaria, va a trasformare, rivediamo l'azione e la rete da parte di Felipe Gaeta. Rivediamo la danza di Felipe Gaeta, perché lui doppio uno contro uno, doppio scavalcamento, va via come un'anguilla, scivola e penetra all'interno della difesa del Bressano, arriva a tirare praticamente sui 6 metri. Minuto 41 nel corso di questa gara 2 di finale scudetto della Serie A1 maschile di pallamano. Si gioca per lo scudetto numero 50 nella storia. Larga la palla, attenzione a Moser che ha spazio per andare a battere Mate Volarevic in una partita di difficoltà per il Bressano. Le note liete sono questi ragazzi così giovani che stanno trovando spazio, minuti importanti e anche la soddisfazione del gol. Bravissimo Nicola Moser, tiro schiacciato a differenza dei tiri effettuati in precedenza, tutti alti o pallonetti o tiri forti alti sul a mirare l'incrocio dei pali. Lui invece sceglie la via del tiro schiacciato e supera Volarevic. La rete poi di Stefano Arcieri, che è andato a segnare con questo uno contro uno fulmineo, ha fatto valere tutta l'esplosività, sì, che ha nelle gambe, l'elasticità nei movimenti, e si è liberato dalla marcatura. Un'azione potentissima che gli consente di mettere a referto il suo quarto gol personale. Moser che va dentro e riesce a battere ancora una volta Mate Volarevic con un buon passaggio a tagliare il campo di Andrea Argentin da un terzino all'altro, e poi Moser si butta tra primo e secondo e segna. Illuminante il passaggio di Argentin e senza fronzoli il tiro di Nicola Moser. 2-2 nell'ultimo minuto. Questa personale prestazione può inserirla nel suo personale palmarès. È entrato Jonas Matà, classe 98, originario di Merano, prima stagione con la maglia del Bolzano dopo l'esperienza a Fondi. Gran palla intanto di Berzic per Alilkovic, che prende posizione, raccoglie il pallone e va a trasformare per il 20-13. Rivediamo nel replay l'azione. Rischia qualcosa anche Argentin, che aveva cinturato, lo lascia appena in tempo per far cambiare idea probabilmente agli arbitri, sarebbe stati sicuramente 2 minuti di esclusione per lui. Ma Alilkovic con tutta la sua potenza guadagna la posizione, si tuffa e realizza terzo gol personale. Prova a farsi largo Folgereiter nelle maglie strettissime però della difesa del Bolzano. Quando siamo al 43esimo minuto di gioco, Moser per Argentin, ancora Nicola Moser lì nel mezzo, cambio di posizione con Bolognani, ma la palla è stata recuperata da Arcieri che può andarsene in contropiede. Ma da dove ha staccato Arcieri? Da casa sua davvero, esatto. Gran gol, gran gesto tecnico soprattutto, ha staccato dagli 11 metri ed è arrivato sui 6 per andare a trasformare il gol del 21-13. Aveva finito i passi, ma lui se lo può permettere perché con 3 falcate è riuscito praticamente ad entrare nell'arco dei nella linea dei 6 metri, un triplista, atleta puro. Bolognani intanto per il nuovo attacco del Bressano
errore nell'incrocio e l'incontropiede questa volta è del capitano del Bolzano Hannes Innerebner, che va a trasformare gol del 22-13, nuovo massimo vantaggio più 9 a un quarto d'ora dalla fine della partita. E anche Innerebner si trova in questa azione solitaria di contropiede a inserire il suo nome nel tabellino della gara 2 di finale scudetto. E intanto Volarevic, neanche a dirlo, parata clamorosa dai 6 metri. Abbiamo perso il conto delle parate di Volarevic, ormai 17 parate. È entrato anche Mikkel Pirker in posizione di ala destra. Ha fatto ruotare a questo punto tutti i giocatori a sua disposizione il tecnico Boris Vorsek. Gli unici a non essere mai usciti sono Volarevic, Arcieri e Turković. Fadanelli ha provato la pressione su Berzic, si continua a giocare, intanto Pirker che vuole andare in uno contro uno, va lui alla conclusione, lo aspettava però su quel palo San Paolo che ha parato ed è pronto a far ripartire l'azione del Bressano. Argentin che va in palleggio lui, attenzione alla conclusione di Andrea Argentin, gran conclusione, palla messa all'incrocio dei pali, bel gol questo di Andrea Argentin. Ottima l'esecuzione di Argentin, stacca con il piede sinistro verso il centro su Matà, che non è più alto di tutti, Argentin riesce a trovare lo spazio per superare il muro. E anche Mate Volarevic, secondo gol personale, primo anno nelle fila del Bressano, classe 95. Questa stagione gli ha portato in dote anche le attenzioni di coach Riccardo Trillini, direttore tecnico della nazionale, e la convocazione in maglia azzurra. Un abitué invece della maglia azzurra è questo signore qua, Dejan Turković, che stacca dai 9 metri con la facilità che contraddistingue le sue azioni e va a trasformare. Un Dejan Turković riposatissimo che è uscito dal match dopo pochi minuti dall'inizio, parte centrale dedicata a Udovcic che è ben affigurato, ha impattato ottimamente la partita odierna e poi ci si può permettere il lusso di riavvicendare di nuovo Turković. Argentin per Dedovic che lascia ancora Nicola Moser, la palla per Argentin, anche se è rimasto a terra Dejan Turković che perde sangue dal naso, probabilmente una gomitata involontaria di Argentin nell'uno contro uno. Vediamo Dejan Turković completamente sporco di sangue, probabilmente o gomitata o nel tentativo di scavalcamento o con la spalla addirittura, mi è sembrato avesse impattato il naso di Dejan Turković. Argentini è andato prontamente a scusarsi, chiaramente involontario, sì, l'intervento, la dinamica dell'azione è stata chiara. Lascia il campo comunque Turković. Sul 23-14 al 46esimo minuto di partita. Più 9 il punteggio in favore del Bolzano. Turković che ha lasciato il campo, sta facendo scaldare tutti i giocatori a disposizione. Boris Vorsek sta preparando la passerella per tutti i suoi effettivi probabilmente. Sempre minuto 46, gioco ancora fermo, inquadrato Branko Dumnic sulla panchina della Bressano. In quest'ultimo atto, quest'ultimissima parte di stagione, con le attenzioni che a seguire poi si sposteranno sulla maglia azzurra, sulla nazionale, sulle qualificazioni ai campionati europei di Norvegia, Svezia e Austria del 2020. Ricordo l'appuntamento del 13 giugno prossimo al Pala Yamamai di Busto Arsizio. E intanto su questa partita ci sono gli occhi naturalmente di tutta la pallamano italiana e anche degli azzurri, Alessio Moretti, Michele Scatar, Pasquale Maione, Iballi, Bulzamini e Basic, che stanno lavorando in questi giorni a Cingoli sotto gli ordini del direttore tecnico Riccardo Trillini per farsi trovare pronti. Poi si aggregheranno anche naturalmente gli azzurri che stanno giocando questa serie di finale scudetto per la nazionale che dovrà affrontare la Russia il 13 giugno al Pala Yamamai di Busto Arsizio. È ripreso il gioco con Turković che
che ha lasciato il campo dopo lo scontro. Il tiro di Argentina ha parato ancora una volta, ma non è più una novità e non fa più notizia Mate Volarevic. La palla trattenuta da Jonas Mata, che ha ricevuto da Udovicic, va dentro, poi il possesso per Damir Halilković, che conclude l'azione in maniera perfetta e va a segnare più 10, 24-14. Bravissimo Halilković, anche se Argentin avrebbe voluto, ha protestato perché voleva un intervento arbitrale, ha lasciato partire il tiro sotto contatto, ci poteva stare, non sono dello stesso avviso gli arbitri. E sulla ripartenza Halilković mette a segno il suo quarto gol. Si gioca con il pallone in mano al Pressano. Gioco fermo perché c'è il time out chiamato da Branko Dumnic. Da uno sconsolato Branko Dumnic. Al 47esimo minuto, sì, la situazione è ovviamente di grande difficoltà per il Pressano. Ascoltiamo il time out. Anzi, noi facciamo una cosa una volta e dopo cambiamo, facciamo il triple. Uno di nuovo, Nicola. Nicola è qui e Nicola torna come ala. Va bene, qui è Nicola terzino. Cooper, Nicola. Nicola torna come ala. No, tu sei ala, Nicola terzino. Tu è ala dopo. Tu torna come ala, volo si larga qui. Va bene. Due. Sì. Mi prego, in difesa dipende da loro. Se prendiamo 4-2 difesa dovete essere concentrati. Prendiamo Udovicic a quella situazione. Facciamo giocare Mancino, dai. Dai ragazzi, dai. Lo vogliamo! Dai. Cerca di... Il mister Branko Dumnic cerca di dare nuove informazioni e indicazioni tattiche, sperando che cambiando l'ordine degli addendi cambi il risultato. Tanta fatica in attacco sta facendo il Pressano, vediamo se cambierà anche la difesa. Fadanelli adesso impiegato sulla linea dei terzini con Bolognani e Dedovic, che si rivede in campo. Nicola Moser, la palla per Bolognani ancora, è uscito Argentin, c'è Matteo Moser in posizione di alla destra, lo scarico per Fadanelli che però non ha spazio, deve ricedere la palla a Bolognani, il quale aveva poi provato a servire Folgheraiter. C'è stato un fallo di nuovo 9 metri a beneficio del Pressano. Dedovic, il tiro cercato da Bolognani, palla alta sopra la traversa. Sì, affretta il tiro perché Halilković gli stava franando addosso in uscita e non gli ha chiuso lo specchio della porta. Bologna non è riuscito a chiudere la traiettoria di tiro con il polso, tiro che si impenna alto sulla parata della traversa. Ecco il cambio di difesa che Dumnic aveva 4-2. Chiamato nel corso del time out, con Fadanelli e Moser a marcare a uomo. Udovcic e Bruno Berzic, che sono i due portatori di palla, coloro che con le loro traiettorie mettono in difficoltà la difesa del Pressano. Pirker, la conclusione sul primo palo, poi recuperato il pallone da Dinko Dedovic. Argentin rischia i passi e comunque non è lucido al momento del passaggio. Palla regalata nuovamente al Bolzano e soprattutto non sfruttata la superiorità numerica, perché erano attardati due giocatori del Bolzano. Maggiore precisione ed una scelta tecnica probabilmente diversa, cioè non fare il passaggio in salto, avrebbe permesso ad Argentin di non buttare quel pallone. Il tiro di Jonas Mata, che naturalmente vuole togliersi la soddisfazione del gol, conclusione non irresistibile, però questa volta ha parato Valero Sampaolo, che poi ha negato la gioia del gol anche dall'altra parte. E intanto il gol, la seconda rete della partita per Fadanelli, che va a trasformare. Grande coraggio, grande caparbietà, dato a metter dentro il gol del 24-15. E anche il secondo gol lo costruisce con un tiro schiacciato, sibillino, beffardo, che sorprende tutti, soprattutto Mate Volarevic. Caparbia la sua azione, premiata per la seconda volta. Secondo gol per Fadanelli. Bella la palla di Mata per Pirker, ha parato Sampaolo, rovesciamento dall'altra parte. Dedovic, la finta di passaggio e poi bella la palla, e bravissimo Fadanelli, sfortunato, aveva cercato
la girella a superare Volarevic, anche con intelligenza, perché con un Volarevic che esce, certo, in quel modo è l'unica soluzione. Intelligenza e personalità, perché eseguire quel tiro non è facile, leggerlo in volo e fare la scelta giusta è stato sfortunato. Addirittura la palla è stata sputata fuori dopo aver toccato entrambi i pali. Bravo Fadanelli. È entrato Mario Sporcic, si gioca a sinistra dove c'è intanto Jonas Mattà che subisce fallo. 9 metri, 9 minuti al termine della partita, time out chiamato da Boris Dvorsek sul più 9 in favore del Bolzano. Vuole chiamare a raccolta i suoi perché non vuole lasciare nulla al caso il tecnico croato. Jonas, go inside, Jonas, you go out. Remember, 9 meters, you and Mario, stay in block, stay in block. Prima palla to you stay close, Eric and Mattà, stay close. You go in salto, no, tira in croccio, per te, tira, ok? Tira! Siamo in difesa! Sta cercando con le indicazioni di dare linfa vitale, nuove energie, nuove idee all'azione d'attacco. Probabilmente vedremo delle azioni di tiro al volo, quantomeno di passaggi spettacolari, forse per suggellare la vittoria che a questo punto si sta materializzando sempre più concretamente. Vediamo lo svilupparsi di questa azione, il tiro di Mattà che è finito alto. Solo blocco al centro e Mattà che è salito a tirare dai 10 metri, tutto molto semplice. Brutto il tiro di Mattà, però è entrato intanto Vivaider in posizione di ala sinistra, vuole far naturalmente ruotare gli uomini Boris Dvorsek per dare la soddisfazione, la giusta passerella, il giusto spazio a tutti i giocatori a sua disposizione, anche ai più giovani. Moser, la palla per Dedovic, poi il tiro di Bolognani smorzato dal muro e a vita facile Mate Volarevic. Intanto ci aggiornano i colleghi, in particolare Stefan Per, il collega del Dolomiten, sullo stato di salute di Dejan Turković. Solo un taglio profondo fortunatamente, dunque nessuna frattura, nessuna rottura per Turković dopo lo scontro di gioco in precedenza con Argentina. Intanto anche Vivaider sul parquet aveva cercato, che sta cercato di mettersi in mostra. Fadanelli, palla recuperata, anzi no, c'è fallo, 9 metri, si riparte con Folgereiter, c'è il cambio con Dumnic che richiama in panchina Andrea Argentin, è rientrato Bolognani. Fadanelli ancora, siamo nelle fasi finali di questa partita, non si stancano comunque i sostenitori sugli spalti e in particolare quelli del Bressano che nonostante la difficoltà della loro squadra continuano a tifare. Il tiro cercato ancora una volta da Fadanelli che si prende tiri da un po' tutte le posizioni senza paura, conclusione parata questa volta da Volarevic. Fa buona guardia Mate Volarevic sul tiro classico di Fadanelli, non riesce a superarlo sul palo più lontano. Intanto vediamo le cure mediche portate allo zigomo di Dejan Turković. Abbiamo visto un Argentin stremato, non è abituato a tutti questi minuti di gioco sia in attacco che in difesa. E infatti non riesce a fare buona guardia su questa azione d'attacco del Bolzano. No, viene sostituito nuovamente, non ce la fa. Rivedibile la sua chiusura difensiva questa volta con a corto d'ossigeno Mattà che poi è riuscito ad andare dentro. 25-15 più 10 e a questo punto 6 minuti e poco più dividono il Bolzano dalla festa finale per una conquista dello scudetto che ormai appare quasi cosa fatta a meno di clamorosi rovesciamenti nell'andamento della partita. C'è un fallo su Moser e si ripartirà
da un tiro dai 7 metri c'è anche un cambio con Harald Putzer che sostituisce Mate Volarevic per questa conclusione dai 7 metri, questo tiro dai 7 metri con Nicola Folgereiter che si incarica della battuta. E arriva la rete da parte di Folgereiter che non sbaglia. 25-16. Matà. Ancora in 4-2 il Prestano, sta mettendo in difficoltà la circolazione di palla del Bolzano. Isolati in isolamento Sporcic e Udovcic. È entrato anche Andreas Kammerer. Bivider va in elevazione, poi Sporcic, il tiro. Non poteva mancare il timbro di Mario Sporcic su una partita così importante. Lui che con Dejan Turković ha vissuto di fatto tutta l'escalation dei titoli, degli scudetti vinti dal Bolzano. Eh sì, e anche questa sera Mario Sporcic va al referto e scrive il suo nome nel tabellino della gara 2 di finale scudetto. Lui, Turković, Felipe Gaeta, Hannesin Rebner, Mikkel Pirker sono giocatori che hanno davvero dominato assieme a quelli della Junior Fasano la scena della pallamano contemporanea, della Serie A1 contemporanea. Possiamo definirli i senatori ancora in carica, i senatori che continuano a vincere e convincere, sono ancora il faro, il punto di riferimento, l'esempio per chi si approccia a questo sport. Attacca ancora Jonas Matà, la sua conclusione, palla che finisce tra le gambe per il 26-16 di con Facchinelli che ha avvicendato San Paolo. Esatto, entrato in campo Matà, secondo gol, tutti andati al referto tranne Vivider e Pirker che ha più volte litigato con il gol, per la verità è stato Valerio San Paolo a negargli questa gioia. Folgereiter, siamo nelle battute conclusive di questa gara 2 di finale scudetto. Il Bolzano si sta limitando in questi minuti a tenere costante, a tenere invariato il divario rispetto al Prestano. 11 gol, questo è anche il massimo vantaggio nel corso della partita per chiudere questa serie, per portarla sul 2-0 dopo la vittoria 28-21 in gara 1 al Palavis mercoledì scorso. Il bilancio in stagione diceva 1-1 nella regular season, con entrambe le squadre che avevano battuto in trasferta l'altra, mentre l'altro precedente, il terzo in finale di Coppa Italia, era stato un altro 28-21 sul neutro del Palachiarbola di Trieste, e lì la Coppa Italia si era presa a Bolzano, che ha uomini che in queste partite si esaltano, abituatissimi, e lo ricordavamo prima l'elenco di questi giocatori, abituatissimi a giocare partite di questo tipo. Sì, possiamo dire la squadra che non ha deluso le aspettative, era la squadra candidata probabilmente o meglio attrezzata sin dal settembre, dalla preparazione atletica. Questa sera sta coronando il sogno del suo scudetto in un campionato per Luigi che comunque si è rivelato molto molto avvincente. Il ritorno al girone unico alle 14 squadre, abbiamo visto battaglia fino alla fine per rientrare nei playoff, abbiamo visto poi il Fasano che non ce l'ha fatta e dunque non ha potuto difendere nelle semifinali scudetto il titolo, ha dovuto lasciare posto al Cassano Magnago che ha ben figurato, e dunque ci fa piacere vedere anche nuove realtà che si affacciano nella parte alta del tabellone, nella parte alta della classifica. Sentiamo anche di squadre ambiziose per il prossimo anno, insomma è uno scudetto che fa gola e ci sono squadre che si stanno attrezzando e altre che non vogliono invece lasciare posto a chi arriva da lontano, e parlo naturalmente del Bolzano. Certo, è un Bolzano che ha sempre lottato, ha sempre vinto, ha sempre ben figurato durante l'arco dell'anno, e abbiamo ricordato anche quanto è importante, quanto è stato determinante il piazzamento della regular season. Queste sono due squadre che hanno strappato il pass per la finale dopo essersi posizionate rispettivamente prima e seconda in regular season, che questo piazzamento ha garantito la bella in casa, e dato che è stato sempre rispettato il fattore campo nelle partite di semifinale, viene da sé quanto è importante il piazzamento in regular season. 1-15 al termine della partita, 27-17 il punteggio, ha segnato un altro gol Fadanelli. Dato interessante, sarà il sesto avvicendamento
nell'albo d'oro della Serie A1 tra Bolzano e Fasano, che si sono date il cambio nella vittoria dello scudetto in questi anni. Per il sesto anno consecutivo ci sarà una variazione, ovvero l'una toglierà lo scudetto all'altra, in questo caso il Bolzano lo toglierà alla Junior Fasano. Manca davvero poco al fischio di chiusura, 28-17 il risultato finale, poi sarà festa e sarà grande gioia naturalmente per i giocatori del Bolzano. È già tutta in piedi la parte di tribuna con i sostenitori in maglia bianco-rossa, perché mancano davvero pochi istanti, 30 secondi, tutta in piedi la panchina del Bolzano, del tecnico Boris Vorsek, che dunque alla prima stagione sulla maglia del Bolzano, sulla panchina anzi del Bolzano, si prepara a festeggiare lo scudetto dopo aver vinto la Coppa Italia. Si alza il volume della Palasport di Bressanone, 8 secondi alla fine è il momento dei saluti di rito tra le due formazioni. Può festeggiare il Bolzano, che è campione d'Italia per la quinta volta nella sua storia, 12° titolo tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa dalla stagione 2011-2012 a oggi, e quinto scudetto. Per la quinta volta il Bolzano scrive il suo nome nell'albo d'oro, è la società più antica della pallamano italiana e vince nell'anno del 50° scudetto, nell'anno del cinquantennale. Anche questo è un dato simbolico e storico. È un altro dato incontrovertibile che sale sul tetto d'Italia, il gradino più alto del podio, alza la Coppa al cielo, la squadra più forte del campionato italiano 2018-2019, il Bolzano, meritatamente. Vabbè, Volarevic, scudetto meritatissimo quello conquistato dal Bolzano, prestazione mostruosa questa sera da parte tua, abbiamo contato oltre 25 parate. Grazie mille, guardi, per quello abbiamo lavorato tutta l'anno. Tutta l'anno, e penso che abbiamo un merito, abbiamo finito con primo posto, e complimenti per questi ragazzi, questa è pubblica, questa è per loro. No? Senti, per te è una stagione straordinaria, no? Perché avete conquistato la Coppa Italia, oggi lo scudetto, hai fatto l'esordio in nazionale, meglio di così? Meglio così non può, mi dispiace perché non abbiamo giocato Supercoppa Italia, ma l'anno prossimo giochiamo sicuramente. Bene, grazie, complimenti, continua a festeggiare con i tuoi compagni. Ecco Dejan, Dejan, siamo tutti quanti preoccupati per le tue condizioni, puoi rasserenarti. Vediamo, dai, adesso attualmente non mi fa male, ma perché sono un po' emozionato e contento per la vittoria, ma non lo so, dovrò fare sicuramente una lastra, perché il colpo all'inizio l'ho sentito veramente forte. Ma niente, speriamo. Poi Argentina è uno duro, insomma. È il più duro ho trovato, penso. Però per di più in attacco, però lo so che non l'ha fatto apposta, ma va bene, speriamo che non quanta sia. Quanta gioia c'è? Quinto titolo per il Bolzano. Tantissima, perché il campionato era veramente lungo quest'anno, questo campionato unico. Non vedevamo l'ora che finisse, perché la stagione è lunga, piena di alti e bassi. E alla fine una gioia immensa. Bene, grazie Dejan, ti aspettiamo a Busto Arsizio il prossimo 13 di giugno, e tocca ora ascoltare Bolognani. Allora, ce l'avete messa tutta, però insomma troppe defezioni, troppo forte Bolzano, era una mission impossible la vostra quest'oggi qui a Bressanone. Sì, sicuramente era durissimo oggi, noi non abbiamo due giocatori per ruolo, e mancando due mancini alla squadra. Però comunque passate agli archivi una stagione straordinaria, finale di Supercoppa vinta, finale di Coppa Italia, finale scudetto. Vabbè, sicuramente la stagione è andata molto bene, poi arrivare in finale scudetto, avere la possibilità di vincerla e giocarsela. Thank you.
questo punto di vista agrodolce. La formazione della Pressano veniva ricordata in precedenza nel corso del post partita la stagione di questa formazione, una stagione importante comunque perché è una squadra che è stata capace di portarsi a casa tra la stagione scorsa e quella attuale la Coppa Italia, quella scorsa, non quella, non l'ultima assegnata, e poi la Supercoppa, e poi è ritornata in finale di Coppa Italia, è tornata in finale Scudetto per la seconda volta nella sua storia. Comunque una società gloriosa, una società che negli ultimi anni è sempre stata ai vertici della pallamano italiana. Sì, una delle società più virtuose del panorama pallamanistico italiano, che ha lavorato bene, che ha portato nella propria bacheca trofei e risultati importanti. Si chiude il ciclo di Branko Dumnic, sicuramente l'augurio di tutti noi a questa società di continuare a far bene, perché ha dimostrato negli anni che ha espresso sempre la vicinanza del pubblico, la competenza della società e la bravura e l'abnegazione di tutti i suoi giocatori hanno arricchito il gioco della pallamano italiana. Dovrà riprovarci e siamo sicuri ci riproverà con altrettanta energia il conversano di Alessandro Tarafino. Sicuramente il conversano di Alessandro Tarafino, squadra attrezzata sin dall'inizio, che non ha avuto, come dire, probabilmente il ritmo, la condizione giusta tutto l'anno, ha pagato questi alti e bassi, soprattutto insomma lascia, non è riuscita a strappare il pass finale nella doppia sfida contro il Pressano a Pressano, nonostante squadra attrezzata, sicuramente il prossimo anno sarà pronta per ripartire e darà battaglia per arrivare alla finale Scudetto del prossimo campionato. E ci riproverà anche il Cassano Magnago, squadra giovane, allenatore giovane, il futuro è loro, il futuro è Amaranto. Una squadra che ha figurato, è stata indubbiamente la sorpresa del campionato, una squadra che ha fatto entrare in ritmo e che ha utilizzato tantissimi giocatori molto giovani, quindi ha ampliato la rosa dei giocatori fatti in casa, e questo è motivo di orgoglio per tutta la formazione lombarda, che ha trovato la continuità, ha trovato la consacrazione nella pallamano che conta, e sicuramente troverà la continuità perché ha seminato bene e sta iniziando a raccogliere. Il vicepresidente federale Stefano Podini con i due vicepresidenti federali della FIGH, Stefano Podini e Gianni Cenzi, hanno premiato la seconda classificata della Serie A1 maschile di pallamano 2018-2019, il Pressano, in questo derby del Trentino Alto Adige. E intanto in attesa c'è il presidente federale Pasquale Loria, che si prepara a consegnare la coppa che spetta a chi sale sul gradino più alto del podio alla formazione del Bolzano, che viene ora chiamata dallo speaker della Palasport di Bressanone sul podio. Gli applausi del pubblico con il primo a fare baccano è il capitano Hannes Innerebner. 450 presenze, una vita a Bolzano festeggiata così nel modo migliore, la sua 450esima presenza, anche perché lui ha vissuto tutte le ere di questo, sì, Bolzano, memoria storica delle categorie prima inferiori e poi fino all'arrivo in A1 e poi fino alle vittorie, l'unico reduce da tutto l'excursus bolzanino. E quindi dopo l'onore delle armi al Pressano, adesso l'onore della vittoria al Bolzano. La consegna delle medaglie per la formazione altoatesina, lo ricordavamo in precedenza, si tratta del quinto scudetto nella storia della Bolzano, conquistati due consecutivi tra le stagioni 2011-2012 e 2012-2013, poi l'avvicendamento, è iniziata la serie, la lotta
infinita con Fasano 2014-2015, 2016-2017 e adesso sta per arrivare, è arrivato sul campo, adesso arriverà definitivamente con la consegna della Coppa, il quinto scudetto, 5 titoli italiani, 4 volte vincitrice della Coppa Italia, 3 volte vincitrice della Supercoppa per questa sezione pallamanistica che è nata addirittura prima della fondazione della Federazione Italiana Gioco Handball nel 1965, si è iniziato a giocare a pallamano a Bolzano, poi la partecipazione al primo storico campionato federale nella stagione 1969-1970 ed è rimasta l'unica reduce, per la verità. In quel campionato c'era una realtà bolognese, Bologna che quest'anno però ha dovuto salutare con il Cingoli il campionato di Serie 1. La scena è ovviamente in questo momento tutta meritatamente del Bolzano, squadra che darà tanti giocatori alla maglia azzurra il prossimo 13 giugno, inquadratura per la Coppa. Noi siamo davvero in chiusura, il momento della consegna della Coppa coinciderà anche con i saluti e con l'appuntamento che vi do anzitempo al prossimo 13 giugno in diretta dal Pala Yamamai di Busto Arsizio, Italia-Russia, qualificazione ai campionati europei di Norvegia, Svezia e Austria. Adesso però è il momento della consegna della Coppa. Hannesin Rebner la riceverà dal presidente federale Pasquale Loria. Il Bolzano è campione d'Italia nell'anno del cinquantennale della pallamano italiana. Il Bolzano vince lo scudetto, il quinto scudetto della sua storia. Applausi per la formazione bolzanina, campione d'Italia per la quinta volta nella storia. Siamo ai saluti, siamo in fase di chiusura. Il Bolzano è campione d'Italia con queste belle immagini di festa. Vi salutiamo dal Palasport di Bressanone, da Matteo Aldamonte e Pierluigi Di Marcello. Un grande grazie per essere stati con noi. Bolzano campione d'Italia, buona pallamano a tutti, alla prossima.